Se i fatti dovessero essere questi, è chiaro che il sottosegretario Siri dovrebbe dimettersi. Troppe cose da fare per perdere tempo in polemiche che non esistono. Va bene aspettare il terzo grado di giudizio, ma c'è una questione morale. Sto lavorando, non ho tempo per polemiche. Uno che patteggia una bancarotta, diciamo, è colpevole di una bancarotta. Evidentemente il ministro Salvini la pensa diversamente. Reato grave la bancarotta. Di Cantone, della Raggi, di Toninelli o di null'altro. Io la città praticamente è fuori controllo. Mi spaventa nella capitale che ci sia un sindaco che dichiari che non ha il controllo della città. Io non approvo un bilancio che viene dichiarato irregolare e che soprattutto garantisce premi a pioggia a quei dirigenti anche se la città è sporca. Non penso che ci siano comuni di serie A e comuni di serie B. Io non ho fatto nessuna pressione. Se c'è un intervento per aiutare un comune in difficoltà, no.